In un baleno fummo di nuovo sulla strada e quella notte vidi l'intero stato del Nebraska scorrere davanti ai miei occhi. Via, a 180 all'ora per tutta la strada dritta come una freccia, cittadine addormentate, niente traffico e il rapido della Union Pacific che restava indietro nella luce della luna. Non avevo paura quella notte, era perfettamente lecito andare a 180, chiacchierare e guardare tutte le città del Nebraska, Ogallala, Gothenburg, Kearney, Grand Island, Columbus, scorrer via a una velocità irreale mentre sfrecciavamo verso est, chiacchierando. La Cadillac era una macchina magnifica, teneva la strada come una barca il mare, prendeva le curve larghe con meravigliosa facilità. Ragazzi, che macchina di sogno, sospirò Dean. Pensa se noi due avessimo una macchina come questa, le cose che potremmo farci. Lo sai che c'è una strada che attraversa tutto il Messico e arriva fino a Panama? E magari fin giù in fondo al Sud America, dove gli indios sono alti 2 metri e mangiano la cocaina sulle montagne. Sì, noi due insieme, Sal, potremmo girare il mondo con una macchina come questa, perché è chiaro, amico mio. Basta seguire la strada e prima o poi si fa il giro del mondo. Non può finire in nessun altro posto. Oh, e la gireremo tutta, la vecchia chi, con questa meraviglia. Pensaci, Sal. Non sono mai stato a Chicago in vita mia. Non mi ci sono mai fermato.